Bene ragazzi, bentornati con un altro progetto con Gothic. Oramai siamo alla fine e credo che questo giorno, dove registro i miei quotidiani 6, questo giorno credo di fare uno strappo alla regola e registrare fino alla fine, perché ragazzi manca veramente, ma veramente pochissimo. Non perdiamoci in chiacchiere e finiamo questa guida che è stata in sospesa anche per troppi anni. Allora, dobbiamo andare alla torre sommersa del caro negromante Bakukko a prenderci l'armatura di metallo magica. Intanto qui con noi abbiamo Uriziel, che però è spenta e non ha nessun potere. Cosa fare? Allora, per raggiungere la torre del negromante sommersa e abbandonata, bisogna fare la strada al contrario dei tre golem e andare dove c'era Rorschach. Questa stradina che ormai l'abbiamo presa un bel po' di volte. Allora ragazzi, parlando dei progetti futuri, visto che Gothic ormai sono certo di terminarlo al 100.000%, finito con Gothic riprenderò la guida di Kirby Topi all'attacco. Kirby non ha mai seguito nessuno, ma infatti non l'avevo, volevo fare, ero entusiasta di fare le guide su Kirby, ma siccome non lo seguiva nessuno, vabbè, ciao, ho detto, farò qualcosa che il mio pubblico apprezzi di più. E così è stato, mi sono dedicato ad altro. Ora che comunque, vabbè, ho comunque pochissimi spettatori, meglio dare anche spazio a Kirby e far sì che determina anche la guida Topi all'attacco, che anche quella è sospesa da tanto, e magari sistemarla, ecco. Kirby Topi all'attacco è un gioco su Mario. Poi non capisco cosa abbia la gente contro Kirby, è così puccioso. Cioè, solo perché il fatto che il protagonista è rosa e le trame siano infantili, allora è un gioco, deve essere un gioco di merda, capito? A me invece piace, così tanti modi per affrontare i nemici, per farli fuori, trasformazioni infinite, mosse infinite, e poi neanche un platform. A me è sempre piaciuto Kirby. Se non mi piace, cavoli vostri, perché finché non terminerò Topi all'attacco non vedrete altro. Vabbè, ma adesso concentriamoci sul prendere l'armatura di metallo magica. Lo fa questa stradina qui. E buttarci nel lago. Perché nel lago, dove abbiamo sempre fatto per raggiungere Xardas la prima volta, c'era una torre sommersa di cui si vedeva solo una guglia. Ed è lì che dovremmo andare, ma che non avevamo visitata, perché non avevamo la chiave che ci ha dato Xardas adesso per aprire i forzieri. Mamma ragazzi, che emozione. Stiamo per finire un'altra guida in sospeso. Cioè, quest'anno è stato magnifico. Diddy Kong Racing, Medieval, questa e probabilmente anche Kirby Topi all'attacco. Se Kirby Topi all'attacco non sarà finito, eccola, si vede già la guglia lì. Se Kirby Topi all'attacco, ragazzi, non sarà finito, aspettate, Marvi, ecco. Dicevo, se Kirby Topi all'attacco non sarà finito, anche se finirò quello e sarà ancora maggio, allora mi concederò di iniziare una nuova guida. Perché ragazzi, va bene che ho iniziato per tanti replay, ma adesso una nuova guida mi sarà concessa, no? Voglio dire, è da marzo, ecco, che non ne sto cominciando. Adesso qui dovete immergervi con Alt. Ecco qua. Vai, ero senza nome. Ecco, attraversare questa grotta marina qui. Unico punto in tutta Gothic in cui bisogna nuotare. Eccoci qua al laboratorio sotterraneo di Xardas. Oh merda, qui ci sono zombie e scheletri. Uriziel meglio non usarla, ma andare con un'arma a una mano. Ecco, spada della morte. No, io volevo la... Meglio andare con un'arma a una mano. Siamo molto più veloci. Gli scheletri qui nel primo Gothic sono... In Gothic 2 diventano più piccoli, ma in Gothic 1 sono insopportabili. Qui intanto ci sono anche degli zombie. È pieno di non morti la cosa. Ah, lo scheletro mago veloci prima che... madonna, troiazza che dà male. Sa che ha fatto in tempo a evocare gli scheletri. No, non ha fatto in tempo. Troiazza che dà ammazza. Qui ci sono due stanze, ma quella in cui dobbiamo andare noi adesso è... ancora zombie a non finire. Su di un livello. Vai. Prima però fammi riconvergere meglio. Spada della morte. Ma siamo sicuri che era la...
ricordo avevo anche Mano della Guardia, che era una delle migliori. Ecco, Mano della Guardia, questa era la migliore che avevo, vai. Qui adesso ci sono due scrigni. E uno di questi non si poteva scassinare, perché se lo provavamo a scassinare continuava a dire merda tutto da capo, il Grimaldi era sotto, indipendentemente da qualunque direzione premevamo. Ma adesso che Xardas ci ha dato la chiave... No, non è lui. Non è lui, è l'altro, scusate. Ma adesso che Xardas ci ha dato la chiave, lo possiamo aprire senza alcun problema. Eccola qui, antica armatura di metallo. Antica armatura fatta di metallo magico. Protezione dalle armi 95, dalle frecce 25, dal fuoco 40 e dalla magia 10. Valore 5700 pezzi di metallo. Qui c'è anche una runa del trasporto ai maghi del fuoco che ci permetterà di tornare a Campovecchio. Trasporto al necromante, vai. Andiamo a fare. Ora indossiamo la nostra bella nuova armatura che terremo fino alla fine del let's play. Ecco. Bug dell'inventario che si apre nonostante il gioco, che, cioè, mentre premo le frecce per scorrere gli oggetti, l'eroe senza nome si gira come se stessi comandando lui. Eccola qui, questa è l'ultima armatura, ragazzi, che avremo con noi. Ora fino alla fine del gioco avremo questa, solo e sempre questa. Ed eccoci qua, andiamo da qui. Vedo che indossi l'armatura di metallo. Era in uno di quei grossi scrigni all'interno della torre affondata. Apparteneva al generale che impugnò Uriel nella battaglia contro gli orchi. Spero che mi porti più fortuna di quanto non abbia fatto con lui. Hai completato la formula magica per attivare Uriel? È pronta, ma non riuscirai a usarla. Perché no? Deve essere pronunciata da un mago mentre tocchi la sorgente magica con la lama. Allora dovrò andare in cerca d'aiuto. Prendi la formula e ripristina il suo antico potere. Ti servirà. Bene ragazzi, per questa parte è tutto. Oh no, aspettate. Sì, vai. Per questa parte è tutto, ci rivediamo alla prossima.